Anziani e bambini, protagonisti di un progetto dal titolo I dolci della nonna Susanna nel periodo pasquale, teso a far rivivere i tempi antichi e le buone tradizioni gastronomiche. L'amministrazione comunale incentiva questi rapporti fra nuove e vecchie generazioni, proprio perché attraverso i nonni dovremmo riscoprire quello che loro hanno accumulato in tanti anni di esperienza e trasmesso attraverso i bambini alle loro mamme, ai loro genitori. Perché i bambini chiaramente sono portatori sani attraverso queste esperienze di messaggi, questi messaggi attraverso questa buona cucina, buona preparazione di dolci, in questo caso dolci proprio pasquali, di andare a casa e sollecitare alla mamma di prepararli anche a casa questi dolci. Generazioni a confronto, ecco, un'iniziativa che vede l'associazione sempre coinvolta proprio per avvicinare i ragazzi, i bambini in questo caso, e con gli anziani per integrarsi e rendersi utili al prossimo. Coinvolti gli alunni delle terze classi delle scuole elementari di via Tagliamento e via Oria e della scuola materna San Giovanni Bosco. L'obiettivo che abbiamo è quello di poter non far dimenticare, ecco, le tradizioni della nostra terra, della nostra città, anche perché quello che noi facciamo rientra nel famoso programma regionale del 15% previsto dai programmi ministeriali, e quindi diciamo rientra anche nel progetto educativo che il POF ogni anno della scuola propone all'utenza scolastica. Il progetto consiste nel far vedere come anticamente si facevano i dolci pasquali da una ricetta che si chiama la ricetta di nonna Susanna. Susanna dal paese, sono biscotti tipici che si facevano nel periodo pasquale con sostanze molto primarie, molto economici, lo zucchero, le uova, l'olio, e in maniera da insegnare ai bambini come con niente si possano fare i dolci e il ritorno alle vecchie tradizioni. Noi daremo ai bambini la pasta e faremo vedere prima il procedimento, daremo un pezzettino di pasta ai bambini, da qui col mattarello faranno le varie formine a loro discrezione.